Dopo 5 anni torna a splendere la facciata del Palazzo della Sapienza a Pisa, sede della Biblioteca Universitaria e della Facoltà di Giurisprudenza. Riapertura prevista entro l'anno. Cristina Benedetti. Abbiamo tolto le bende a un volto stupendo, che è ancora più bello di quanto fosse prima del lavoro. Veramente un'emozione grandissima è stata. Ha riacquistato la brillantezza dei colori originari, svelando tratti architettonici e particolari sorprendenti anche per chi quella strada la frequenta ogni giorno. Torna al suo antico splendore la facciata della Sapienza di Pisa, finalmente libera, almeno in parte, dalle impalcature del cantiere che per 5 lunghi anni hanno imprigionato questo gioiello architettonico. Il palazzo quattrocentesco che ospita la biblioteca universitaria e la storica facoltà di giurisprudenza è chiuso dal 2012, quando furono rilevati segni di cedimento strutturale. Una ferita profonda per la città che vede nell'università il cuore pulsante della propria vita culturale. È una bella vittoria perché qui ci siamo laureati tutti alla triennale, la piazza torna ad animarsi. E mentre proseguono le opere all'interno dell'edificio, è scattato il conto alla rovescia per la riapertura del palazzo, ormai vicina. Per quanto riguarda la fine dei lavori, è previsto appunto di poter riaprire e rendere finalmente fruibile l'edificio al dicembre di quest'anno. Un sospiro di sollievo per gli studenti e commercianti della zona. Il lavoro in questo momento, senza la facoltà aperta, non c'è. Mentre se riapre si spera meglio.